Buongiorno amici e amiche di Volumbrite, io sono Noemi e siamo qui con Sonia Schellino, da poco vice sindaca. E allora, buongiorno, le chiederei quali sono le sue impressioni riguardo il nostro convegno. Beh, intanto grazie per... ogni tanto ci incontriamo, mi fa sempre piacere essere intervistata da voi. E, sì, è un convegno importante, un convegno che è un momento di conferma. 10 anni in cui persone che hanno iniziato come borsisti e come volontari sono diventate affezionate, sono comunicatori del sociale della città attraverso gli occhi di chi ha qualche difficoltà motoria o una qualche tipo di disabilità. E per noi è importante perché guardare attraverso le lenti di chi ha più difficoltà ma allo stesso tempo ha grande capacità di osservazione e di restituzione tutte le attività sociali della nostra città, e lo consideriamo un valore in più. Quindi 10 anni e ci vediamo tra altri 10. Ottimo. Allora adesso proseguiamo e le chiederei, ma quali sono i progetti del Comune negli ultimi tempi riguardo alla disabilità? Ma c'è un po' la conferma di tutto quello che è stato fatto in questi anni, si potenzia tutto quello che è possibile potenziare. Voi li conoscete bene, tutti i progetti legati a motore di ricerca, tutte le attività per e con le persone disabili. Con è una parte davvero importante, non sono progetti di presa in carico delle persone, ma sono progetti che vogliono valorizzare le competenze, vogliono fare in modo che la disabilità sia anche protagonismo. Le persone devono sentirsi parte delle progettualità loro dedicate, non sentirsi un po' in una riserva, no? Quindi questo per noi è un valore molto importante. Da un po' di tempo, da poco tempo, la città si è dotata anche di un disability manager, che è un valore in più che abbiamo messo in campo in questi ultimi anni.